Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa nuova puntata di Smeraldo's Got Talent in compagnia di Francesco Foti. Ciao e benvenuto. Ciao Giacomo, grazie e un saluto sia a te che agli amici di Radio Smeraldo che ci stanno ascoltando. Grazie a te per essere qui. Come va? Tutto bene? Tutto bene, sono in Sicilia, c'è un caldo tremendo, ma è ovvio, qui è estate in pratica tutto Sì, l'anno. infatti. A maggior ragione in estate, quindi quando siamo in inverno è estate, c'è caldo, quando siamo in estate c'è caldissimo, perché è proprio estate. Sì, è vero, è vero. E allora, Francesco, innanzitutto io voglio sapere da te come nasce questa tua grande passione per la musica. Ma credo che sia una cosa innata perché è nel DNA e poi mia madre ha avuto il primo negozio di dischi della città, quindi mi piace spesso dirlo che nella pancia ascoltavo musica, quindi non poteva essere altrimenti. Ecco, poi ho iniziato all'ascolto della musica classica, mio padre mi portava a concerti quando ero piccolo e poi sono degenerato, tra virgolette, nel canto corale, pop rock. In età un po' più adulta, comunque anche una famiglia di musicisti, credo che comunque la musica, come la letteratura, la poesia, quando decidono di trovarti, ti inseguono fino a quando non cedi, ecco, è una cosa alla quale non si può resistere e quindi non si può decidere, faccio questo lavoro, ma è il lavoro che decide per te che devi farlo, ecco. Sì, è verissimo. Ok, e senti, tu come andresti a definire la tua musica con tre aggettivi? Questo è interessante, ma è sicuramente cantautorale perché comunque credo che sia quella il mio indirizzo, ecco, mi piace dare molto peso ai testi, soprattutto ovviamente anche alle musiche. Un altro Sì. aggettivo che mi piace usare è noir perché comunque sono delle canzoni chiaroscure, c'è un umorismo di fondo, a volte, soprattutto negli ultimi due singoli, nei due singoli più recenti, ecco, e quello credo che sia poi molto importante, perché l'umorismo, l'ironia è un'arma importantissima, soprattutto Sì. per denunciare. Terzo aggettivo, non te lo saprei dire. Come potrei definire con un terzo aggettivo la mia musica? Non so, spero interessante, ecco, diciamo un aggettivo che magari dovrebbe essere usato da chi lo ascolta, ecco, che mi auguro che sia quello che utilizzi chi ascolta la mia musica, ecco, speriamo interessante, dai. Guarda, te lo posso andare a garantire, è molto è molto interessante. Grazie, grazie. Sì. Sì, diciamo, ecco, io È sono stati vero. due, il terzo spero che lo dicano gli altri, appunto, perché al momento non mi viene un terzo aggettivo proprio da me per definirlo, quindi definirlo interessante da me sarebbe troppo autocelebrativo, quindi ecco, io sono stati due, spero che però il terzo sia quello che utilizzano gli altri. No, no, ma è vero. Anche perché, guarda, io ho sentito il tuo singolo, ovvero Renzo il Torbido, e Morbida. mi è sembrato molto, molto bello. Perché non ci parli di questo pezzo? Ma il pezzo, diciamo, è una canzone rock perché comunque ho iniziato l'esplorazione del rock anche come scrittura da qualche anno. E, è una rilettura in chiave moderna dei Promessi Sposi, quindi c'è Renzo e c'è Lucia. E però questo Renzo è un Renzo atipico perché è un asocial che vive nell'era dei social, quindi è una persona che non utilizza il telefonino, una persona che se ne frega della tecnologia e per questo è definito anche torbido perché comunque fa delle cose particolarissime. E una cosa fantastica è che lui come canto piscia finemente per le strade, quindi fregandosene di chi possa vederlo, ma lo fa con raffinatezza, ecco. Però fa anche delle grandi cose altruistiche, ovvero spacca le vetrine delle mercerie, ruba bottoni stoffe, costruisce delle bambole e le regala alle prostitute che sono state costrette sul marciapiede fin da piccole. Quindi cerca di regalare loro quel sogno, quell'infanzia che non hanno avuto.
Questo non è però ben capito da tutti, quindi viene definito torbido. Però Lucia lo sa che non è torbido, Lucia sa del buono che c'è in lui, quindi lo ama per questo. Non c'è Don Rodrigo, non ci sono i bravi, ma queste figure sono comunque nella società che alla fine dice Lucia cosa te ne fai di questo Renzo che è torbido. Poi la cosa, c'è anche un altro messaggio sociale, ovvero il fatto che comunque questa persona vive una situazione anche se vogliamo disperata, perché da un lato è libero da schemi e quindi è bellissimo perché vive secondo quello che gli viene da dentro, quindi io dico seguendo, percorrendo le piste del cuore alla ricerca della sua amata Lucia, però c'è il dramma di una persona che è rimasta senza lavoro e quindi da quando ha perso la fede ha perso anche tutto, da quando ha smesso di servire mesta ha perso casa, fede e dignità, quindi è marginato anche da chi dovrebbe aiutarlo. Non ha più santi in cielo né preti in terra, ecco, c'è comunque c'è un testo molto particolare che letto anche in una certa maniera tra le righe, svela molti, molti significati e molte cose apparentemente magari nascoste. Ecco. Credo che sia poi un bel modo di fare musica questo, o almeno è quello che piace a me ed è quello che comunque facevano anche i grandi come Rino Gaetano, Gabber, che denunciavano anche tra le righe, e questo è bello. Sì, è vero. Ottimo. E che progetti hai per il futuro invece? Ma diciamo che c'è quello ovviamente di continuare comunque nell'autoproduzione di almeno un altro singolo entro l'anno, perché comunque la situazione discografica è parecchio complicata in Italia. Quindi al momento non c'è etichetta, non c'è produttore, non c'è manager, quindi devo fare tutto da solo, che da un lato è una cosa positiva perché non hai imposizioni, dall'altro però c'è il rovescio della medaglia, ovvero devi comunque finanziare tu la tua musica e quindi questo non mi consente al momento di fare un album, quindi cerco di fare un singolo quando posso farlo, almeno uno l'anno, ma questo non spero di farne anche un altro, relativo videoclip e insomma speriamo che prima o poi arrivi qualcuno che voglia credere nella mia musica, altrimenti nel giro di qualche altra canzone poi farò io, raccoglierò tutto io in un disco. Questo credo che sia una bella cosa. Ovviamente credo che sicuramente la collaborazione con il regista Vladimir Di Prima continuerà, lui ha curato la regia di Renzo il Torbido, magari invitiamo gli amici anche a dare un'occhiata perché ha superato le 57.000 visualizzazioni organiche, ecco, ci tengo a dirlo proprio che sono organiche, spontanee, questo è fantastico. Tra l'altro il video è girato a Taormina, quindi è anche un altro ulteriore motivo per andarlo a guardare. Poi ci sono Dendy Dan e Diva G, che sono due artisti comici internazionali, c'è la Venere dell'Etna, insomma, un mix di musica, immagini e personaggi davvero particolare, ecco. Ho capito, ottimo. E allora guarda, noi di Radio Smeraldo ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo comunque per la tua carriera. Grazie, viva il lupo, perché si dice viva il lupo, Sì. e vi ringrazio per lo spazio che mi avete concesso e saluto anche tutti gli ascoltatori e vi abbraccio, grazie. Grazie a te, guarda, per noi è stato un Grazie. piacere poter parlare con te. Grazie, il piacere è tutto mio, grazie. Ok, Francesco, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Un'altra puntata della nostra fantastica rubrica dedicata agli emergenti è giunta al termine. Come sempre, io vi ricordo che se conoscete anche voi un talento, potete suggerircelo perché ricordate che Radio Smeraldo siete voi. Detto questo, vi porgo i miei più cari saluti. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo, seguiteci su Facebook e anche su Instagram. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi e ciao ciao!